Non è che per caso ha visto Elisa True Crime? Oggi sono uscita single. Basta dirlo, certo che me lo ricordo. Un consiglio, se venite a Torino, andateci perché è troppo bello. Mentre Elisa... Io sono congelata e non riesco più a muovere le mani. Ciao amici e benvenuti nel vlog di oggi. Io sono Edoardo e lei è... La televisione? No. Manca un pezzo. Mi scusi, lei mi saprebbe aiutare? Non è che per caso ha visto Elisa True Crime da qualche parte? No, mi sembra che... non l'abbia vista. Comunque ragazzi, senza fare troppi spoiler alla casa, perché già vi sto facendo vedere troppo, anche perché abbiamo finito i lavori ma non abbiamo finito il cambio dei mobili e ancora ce ne vuole un bel po', dobbiamo andare a recuperare la nostra amica Elisa True Crime, che è uscita di casa oggi lasciandomi da solo, ma soprattutto senza la Fede. E questa cosa non mi piace. Allora, tu non mi sei stato d'aiuto neanche un po' per trovare la mamma, quindi mi devo dare da fare da solo. Allora ragazzi, la borsa è pronta e andiamoci a fare un giro per Torino e soprattutto a recuperare Elisa. Ok ragazzi, siamo arrivati in centro e adesso andiamo a pizzicare Elisa, che ci sta aspettando con una sua amica. Adesso vediamo se riusciamo a capire dove ci sta aspettando. Adesso vi dico una curiosità. La prima volta che mi sono trasferito a Torino, prima di conoscere Elisa, io abitavo in questo fantastico palazzo del centro storico. E comunque adesso Elisa mi ha chiamato e stava facendo la pipì, ragione per cui la sto andando a raggiungere io. No need to be stressed, gotta take it home, it's there. I really miss the shade. Allora, mi sono messo la mascherina perché qui abbiamo da abbracciare qualcuno. Qui già la gente mi chiedeva dove fossi finita, anzi, a proposito, una cosa importante qua. Torna sposata. Ah, sì. No, ti prego. Ma oggi ti sono prego. Uscita single. De Marcos si sono riuniti. Allora, lei è Cristina. Ciao, ciao a Cristina. Tutti. È la mia migliore amica, la mia best friend. Esatto. Ok, adesso finiti questi romanticismi. Cristina ci abbandona. Ciao, ciao, grazie. Ciao, Cri. Ciao. 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 Allora, signorina De Marco, ora che sei sposata e ci siamo ricongiunti, dove andiamo? Che facciamo? E che cosa gli facciamo vedere qua di Torino? Siamo in Piazza Bodoni, quindi vi faremo vedere Piazza Bodoni. Dunque, non vi diciamo niente di storico, perché io non so molto. Perché Torino decretava nel gennaio del 1000... Sta leggendo. 1050 e 30 sono MD. Vabbè, mi manca la D, non mi ricordo che numero è la D. Fatecelo sapere nei commenti. Vabbè, adesso mi informo. Io volevo dirvi invece una cosa storica della mia vita, cioè che il primo posto in cui io sono uscita la sera, quando ero ragazzina, quando ho iniziato ad uscire la sera, è stato quel bar lì, il bar antico, ed eravamo tutti riversati su questa piazza
a bere rum e pera. Che schifo, ma era il drink, vabbè, il ciupito con cui ho iniziato. Pera, che schifo, sì. Ma che, ma vi ricordate rum e pera, ragazzi? Io a Catania mi facevo certe uscite di rum e pera che veramente erano. Ed era schifezza. Una cosa fighissima, no? Oh mio Dio, ordiniamo rum e pera, è vero? Sì, e si ordinavano 48 milioni di ciupiti. Di ciupiti, esatto. Io e ho iniziato fino a quando a stavi qua. Male, andavi avanti. Iniziavi a bere solo il rum, lasciavi la pera perché sapevi che poi finiva male. E poi finiva malissimo. Poi finiva sempre malissimo. Io posso portarvi in giro per Torino facendovi conoscere questi aneddoti della mia adolescenza. Allora non adolescenza. Voglio sapere cosa succederà, cosa racconterai quando andremo ai Murazzi. Quello non lo voglio sapere. Sarà difficile. Allora ragazzi, abbiamo due problemi. Il primo è che io non sono torinese, sono adottato a Torino, quindi purtroppo quella a cui dobbiamo fare affidamento per le informazioni è sono qui, io. È la presente Elisa. Ma io, come già detto, non vi darò informazioni su Torino. Ma non ho detto qual è il sulle bevute che si è fatta. No, sì, cioè no. Ma il secondo problema è un problema di dimensioni, perché come sempre accade... Io sono troppo bassa, tu sei troppo alto. O riprendo lei, o riprendo me, perché con la lente che abbiamo non riusciamo ad aprirci. Ah, ma forse se uso... Forse sì. Vabbè ragazzi, bastava cambiare vabbè, se non riesco a parlare, come faccio a pensare di usare un altro braccio? Avete capito? Io no. Nonostante io non sia un torinese doc... Qua abbiamo un ricordo comune, no? Vi facciamo vedere. Che ricordo comune? Come che ricordo comune? Vabbè, ve lo dico io, anche questa vi dico io. Qui, nel posto in cui che vi faremo vedere tra poco, abbiamo avuto uno dei nostri primi appuntamenti. Ah, vabbè, ma tu intendevi quello. Basta dirlo, certo che me lo ricordo. Guarda, come fosse ieri. Ti sto lanciando tutto un pullman. Birreria, si chiama La Baladen e si beve dell'ottima birra, per chi fosse interessato. Otro color antes de volver, la gravedad hará desaparecer la arena entre tus dedos, no hay una razón para no querer. Dopo essere tornati dalla Cina, non so se tu lo noti, ma io ci faccio proprio caso all'odore che c'è per strada. Che è buonissimo, che non ci sono è buonissimo. Odori. Sì, è un odore buonissimo, un po', cioè sia che sia di cibo, sia che è magari di cioccolata calda, non lo so. Ma c'è perennemente un odore troppo buono, e questa è una cosa che voglio dire perché la noto proprio. Sì. E sicuramente c'è sempre stata, ma io non l'ho mai notata, l'ho sempre data per scontata. Senti, ma io vorrei andarmi a comprare un disco. Visto sì. Che siamo qui nei paraggi. Andiamo. Ti possiamo portare in uno dei miei negozi preferiti di Torino? Andiamo. Andiamo, sì, di sì. Là, di là, di là. Qui a Torino c'è un mio negozio di dischi per eccellenza favorito, dove ho comprato tutti i dischi più pazzeschi. Sì, che è questo qui. Che è questo qui. Ta-da. Io ho desiderio di comprare, ah, meglio, in realtà stavo barando, l'avevo già ordinato, ma non è ancora arrivato.
E quindi ne ho ordinato un altro. Li ritiro settimana prossima. Così con la scusa avremo già la casa finita con il giradischi montato, si spera. Sì. Tidì. Bene, allora proseguiamo il nostro giro. Dove andiamo adesso finalmente? Facciamogli vedere qualcosa di hot della Torino. Tipo girando questa strada non cosa ti c'è? Trovi. Mi aspettavo una mole proprio di cose da fargli vedere. Ma fare una mole di cose, oh, guarda. Che battute! Che battuta, amore. Bravissimo. Così, non so come mi vengono così, ragazzi. Dov'è quell'erboristeria, quella che ci piace tanto? E dovrebbe essere qua. C'è un'erboristeria, amici, veramente bellissima. Allora ragazzi, purtroppo non si può salire su perché la mole è chiusa. Sì. E quindi ci arrampichiamo, l'hai detto prima, no? E va bene, voliamo, dai. Allora voliamo, aspetta su. Che mi inizio ad arrampicare. Dai. Però, adesso che siamo saliti su e ho mantenuto le mie promesse, mi fai per favore dire... Sì, cosa? Ah, a proposito, vi è piaciuto questo scorcio della mole così... Vi è piaciuto questo viaggetto? Questo, esatto. Questo giretto in cielo. Ma quello che voglio fargli vedere è che c'è il museo del cinema alla mole, che è importante. So. Guarda quante belle facce ci sono qua davanti a noi che ci guardano. Soprattutto lui, grande idolo. Allora... Da torinese sono stata al Museo del Cinema tipo quelle 25 volte, quindi vabbè, adesso è chiusa, non vi posso portare, ma un consiglio: se venite a Torino andateci perché è troppo bello, è troppo carino, io ho un bellissimo ricordo. Allora facciamo che lo mettiamo nelle cose che dobbiamo fare a Torino prima di sì, prima perché di andare via. Tu non ci sei mai andato, no? No, purtroppo no, non sono mai riuscito ad andare via. E allora sta da fare la piazza finale, scusate, la tappa finale sarà Piazza Vittorio, in cui ci aspetterà il nostro spritz anche, spero. Beh. Qua cosa c'è? Qua è tutto nuovo. Io non riconosco nessuna di queste cose. Tutta questa zona è nuova e noi non ci eravamo mai stati prima. Guarda, se il mio senso dell'orientamento non mi inganna, riusciremo a uscire da questo posto o al massimo ci perdiamo in una fantastica libreria. Se non fosse per te io mi sarei persa 6 anni fa. 6 anni fa mi ha incontrato. Vedi, si accendono anche le luci per dirlo. Madonna, che effetti che organizzo. Anche sono proprio un marito da sposare. È così. E siamo addirittura in Piazza Vittorio. È la piazza più grande d'Europa. Abbiamo letto questa notizia tipo 10 anni fa e ancora siamo fieri di dare questa di nozione. Di dire che conosciamo almeno una notizia su Torino.
sa che ci meritiamo il nostro spritz. Assolutamente. Ok. Andiamo, va? Sto congelando. Amore, però non ci vediamo. Oh. Addio. Ah, beh, ragazzi. Eccoci. Volevamo farvi vedere che finalmente... intanto facciamo un brindisi. Un brindisi. Fatto che stiamo facendo un aperitivo in Piazza Vittorio. Che alla fine non è spritz, ma abbiamo optato... Fa troppo freddo per, sì, uno per un vino rosso. Il nostro aperitivo procede per me molto bene. Infatti, come potete vedere, il mio bicchiere è vuoto, ed è già il secondo ad essere finito. Il mio è ancora pieno. Il piatto mi sembra. Mentre Lisa... Io sono congelata e non riesco più a muovere le mani. Sono atrofizzate e non riesco a bere il mio vino. Guarda, Pondola. Molto... Che vuoi, non è che possiamo fare tutte cose gratis qua. Comunque, ragazzi, Piazza Vittorio, io mi ricordo delle botte di freddo quando abitavo qua, che l'unico modo per sopravvivere era o sbronzarti come una pezza, oppure non lo so, non voglio lanciare, bevi responsabilmente, non voglio lanciare messaggi fuorvianti, però ragazzi, sì, fa un freddo la sera incredibile, sì. e quindi niente, vi abbiamo fatto vedere un po' Torino, però in un modo molto casual, no? Io mi stavo organizzando per fare un po' un vlog sulla Torino esoterica. Sì, perché ce l'avete chiesta tantissimo. Però ragazzi, col discorso delle restrizioni, molte delle attrazioni sono chiuse e quindi non c'è proprio modo di poter accedervi. Sì, vi abbiamo fatto passare una giornata meglio con io. Noi a Torino, come facevamo a Shanghai alla fine. Eh sì, nella bellissima cornice torinese. Oh, sei riuscita a bere il vino da sola? Sì, mi sto impegnando. Brava. Va bene ragazzi, allora io direi che finiamo questo bicchiere di vino. Facciamo un'ultima tappa però. Facciamo una passeggiatina lungo i portici. Scendiamo giù ai Murazzi, che Lisa ci racconterà le sue storie. Ma non ho tante storie, però come ogni torinese che si rispetti, ho passato tutta la mia adolescenza ai Murazzi la sera. Allora ragazzi, la temperatura per Elisa inizia a diventare impegnativa. Non mi funzionano più i piedi, hanno smesso di funzionare, non vanno più. Quindi, approfittando di questo scorcio di luce, andiamo a fare una passeggiata velocissimissimissimissima ai Murazzi. Vabbè, allora, questi sono i Murazzi, anzi erano, o si chiamano ancora così, non lo so. Fatto sta che... molti anni fa, ormai cos'è? 10 anni fa credo. Eh sì, prima che io arrivassi qua, almeno saranno una decina d'anni. Vabbè, una volta ognuna di queste porte era un locale. Questo posto era pieno zeppo di locali e di gente. Pieno di gente, non si poteva camminare, però era pieno anche di criminalità, nel senso che qua era un po' una zona franca, no? La gente che era qua sotto poteva fare quello che voleva, tra virgolette, e se poi andavi a chiedere aiuto alla polizia che stava sopra lì, dicendogli scusa, hanno cercato di accoltellarmi, loro ti rispondevano no, guarda, io sotto non scendo, non posso scendere. E quindi era un posto un po' così, no? Un po' problematico, però ci si divertiva. Vabbè, dai, finito. Secondo me era un posto divertente. Tu senti freddo, ma secondo te loro invece che sono lì in canoa, quanto freddo sentono? Io morirei. Va bene ragazzi, la temperatura qui vicino al Po è ancora peggio. È ancora peggio che prima. E se io prima non accusavo il freddo, adesso lo accuso tremendamente. Vi salutiamo e sì. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao. Se non ci è venuto un collasso. Sì, se sopravviviamo. Ciao. Che freddo.